Esperienza nostra dal lato genitore, assolutamente positiva, inaspettata. In questo reparto ci occupiamo di bambini e di ragazzi che subiscono un trauma cranico, una lesione da encefalite, da anossia, cioè mancanza di ossigeno per un soffocamento, come i bambini che cadono in piscina piuttosto che si soffocano col cibo. I bambini e i ragazzi arrivano dalle terapie intensive e quindi da un percorso molto acuto, spesso possono arrivare anche in coma e quindi fanno un lungo percorso di recupero. Durante il loro recupero, che è fisico, motorio, del linguaggio, riprendono ad alimentarsi, hanno bisogno anche di capire che cosa è successo loro. Quindi hanno bisogno di un accompagnamento. Per questo noi ci avvaliamo degli psicologi che supportano proprio la presa di coscienza di che cosa è accaduto nella loro vita. Gli psicologi sostengono anche gli operatori, perché tutti dobbiamo aiutare il bambino o il ragazzo a vivere serenamente questo momento di riabilitazione e anche il rientro poi nella vita sociale. Il servizio di psicologia cognitivo-comportamentale si occupa dei pazienti con esiti di gravi cerebrolesioni acquisite e delle loro famiglie. Con le famiglie offriamo uno spazio di ascolto, dei percorsi finalizzati all'elaborazione del trauma accaduto, con interventi specifici che sono finalizzati ad attivare le risorse di ogni familiare al fine di supportare il proprio bambino, il proprio ragazzo in questo lungo percorso riabilitativo. Con i ragazzi invece ci occupiamo sia delle stimolazioni sensoriali dei pazienti più compromessi che hanno un disturbo di coscienza e che di offrire anche con loro degli spazi di ascolto e di finalizzati all'elaborazione degli aspetti emotivi conseguenti al trauma occorso, e quindi lavoriamo sull'immagine, cambiamento dell'immagine corporea e all'elaborazione un po' di tutti i cambiamenti che avvengono dopo una grave cerebrolesione acquisita, oltre a programmare degli interventi specifici di tipo cognitivo e di tipo comportamentale, perché purtroppo a volte questi incidenti determinano anche dei cambiamenti sul piano comportamentale e quindi bisogna intervenire con delle tecniche specifiche di trattamento comportamentale. Nel 2021 si è aperta una MAV, che è una malformazione arterovenosa, e non sono riuscita più a muovere niente da mezzo busto in giù. Poi sono venuta qua per la riabilitazione e è andata meglio, sono riuscita a recuperare molti muscoli. Inizialmente mi hanno detto che non potevo rimuovere più niente, ora si è recuperato tante cose, quindi aspettative non ne ho, però quello che viene è meglio. Qui mi sono trovata bene con il personale, con le persone con cui ho interagito, con cui sono entrata in contatto. Sembra strano, ma sono contenta di rimanere qui più a lungo possibile, perché se ci rimango vuol dire che ho dei miglioramenti. Dopo essere stata qui ho imparato a essere leggermente più espansiva con gli altri. A scuola sono riuscita a trovare qualche amico. Esperienza nostra dal lato genitore, assolutamente positiva, inaspettata, anche perché noi siamo venuti a conoscenza di questo centro per caso, quindi se possiamo essere d'aiuto a qualcuno e farlo conoscere, ben venga, perché assolutamente ci è cambiata la vita. A lei in primis, perché dal lato mio ho visto che ha acquistato più sicurezza, apertura e poi ha avuto progressi, ovviamente, che non ci aspettavamo che potesse avere. Siamo arrivate qui senza aspettative, senza grosse aspettative, e invece i progressi ci sono stati. Per quanto riguarda me come genitore e accompagnatore, ci siamo trovati molto bene in questo centro. Anche da subito, perché siamo stati accolti come in una famiglia. Il personale, devo dire, è stato sorprendentemente positivo, sia nel lato professionale ma anche emotivo, perché
ci sanno ascoltare, e non è da poco. Non, dal punto genitore che vive questa situazione, sinceramente è una gran cosa.